Salve a tutte e tutti voi, sono il vostro Santen Chan e mi trovo fuori casa. Oggi sono stato tutto il giorno fuori casa. Faccio questo video perché ne ho occasione. E poi perché voglio parlare circa quello che ho saputo oggi, martedì 12 agosto. No, aprile, perdono. 12 aprile. Agosto deve ancora venire. Circa la triste dipartita, la triste morte di Casaleggio. Innanzitutto è un peccato, perché era una persona ancora giovane. Oggigiorno un individuo che ha 61 anni è nel fiore della sua età, non come ai tempi della mia giovinezza, che già una persona di 60 o 70 anni era vecchia, sembrava vecchia e si comportava da vecchia. Oggigiorno no, 60 anni non sono tarda età, non sono più la terza età. E quindi è un peccato che una persona sia morta ai 61 anni. Poi un'altra considerazione. Adesso che ne sarà del movimento? Chi ne sarà il leader? Volevo dire, ce ne sarà un nuovo leader? Perché Beppe Grillo è entrato nella politica come comico ed è ritornato alla comicità come politico, alla commedia. Quindi, mentre faceva il comico, parlava di politica, poi è entrato nella politica come il comico, è diventato politico e adesso è ritornato allo spettacolo, alla comicità come politico. Non so se Casaleggio si era ritirato dalla conduzione del partito che lui stesso aveva fondato qualche tempo fa o no. Però il pericolo frammentazione per il Movimento 5 Stelle è molto forte. Che ne sarà del Movimento 5 Stelle? Che ne sarà di tutte le sue differenti anime, rappresentazioni, ali, dissidenti, movimenti centrifughi e centripedi, scissionisti e unionisti? Che ne sarà, insomma? Ecco, abbiamo contato molto sul Movimento 5 Stelle quando è nato e quando ha avuto un'ascesa strepitosa, poi ha avuto un certo declino. Vediamo il futuro cosa gli riserverà questo movimento, che promette bene, però senza più Grillo né Casaleggio. Chi realmente potrà continuare a condurlo carismaticamente? Chi lo rappresenta? Gli utenti del web? Mi sembra un po' utopico. Beh, allora con questa riflessione vi lascio, perché voleva solo essere un pensierino. Che ne sarà del Movimento 5 Stelle adesso che Roberto Casaleggio purtroppo è morto all'età pristina di 61 anni? Perché a prescindere da tutto il resto, che si pensi, che lo si critichi o no come politico, 61 anni sono troppo pochi per morire. Vabbè che anche se uno arriva ai 180 poi non vuole morire, però 61 anni al giorno d'oggi, caspita, sono come gli 80 anni, i 50, i 40 anni di 30-40 anni fa. Ormai l'età promedio è di 78 anni, 80 per gli uomini.
non 61. Quindi mi spiace che sia dovuto morire così giovane. E niente, era per dire questo. A questa ora, che sono le 6:30, quasi le 7, quasi le 19, e che sto per ritornare a casa, visto che no, oggi non ho potuto fare un video in tutto il giorno, lo faccio così, in un momento di sosta, perché mi sono stancato di guidare. Che ne sarà del Movimento 5 Stelle? E poi un pensierino su Casaleggio, poverino, che è dovuto morire così giovane. Vi lascio, grazie di seguirmi in tanti. Abbiamo superato le 260.000 visioni del canale, ma ancora YouTube non mi ha dato un centesimo. Vabbè, vi lascio. A presto. Un saluto a Mimmo Corcione, che so che mi segue e io seguo a lui. E a tanti amici di Facebook, come Lorenzo, che non mi ricordo mai il nome completo perché è complesso, in un altro video o nel commentario a questo video lo citerò, Paolo e Lucio Gelli. Sono i miei tre amici di Facebook che più mi seguono ultimamente. Poi c'è anche un certo Leo, che anche lui è amico mio, un esperantista, però che non mi ricordo il cognome. Io purtroppo in quanto a nomi, e poi c'è questo cellulare che è quello di mia madre, il Nokia Asha 302, perché io navigo come se fosse un tablet, infatti non gli ho messo la targhetta nano SIM, con il mio telefono che mi ha comprato adesso per Natale mia madre, che è un lapsus che ho, è un Motorola Moto X seconda generazione del 2014, ma non gli ho messo la nano SIM perché l'uso come tablet. Il tablet che avevo comprato nel 2013 a Natale, economico, si è rotto e ho visto che sono meglio i cellulari come tablet. Beh, vabbè, allora vi lascio. Ho salutato tutti quelli che mi sono ricordato e ho salutato anche quelli che non mi ricordo il nome, che li menzionerò magari nel commentario al video o in un altro video, vabbè. Lucio Gelli, Paolo e Mimmo Corcione e Lorenzo Ghin, Lorenzo non so che, vabbè, si è spenta pure la luce. Aiuto! Beh, adesso parto. Però, vabbè, già che sto, che non ho più luce in macchina, vi saluto. Tanto, che cazzo sto a dire? Sto allungando le cose. Ciao. Sennò poi il video viene davvero pesante e lo edito in 1 ora e mezza e lo carico in 2. C'ho una banda larga molto stretta. Tanti saluti dal vostro Sant'Enchan.